Stamattina ci farà un altro storio, babbo, mister. Guarda, quello dove state. Salvatore, buongiorno. Dove sei nato? Scusa, che c'entro io ora? Dico, dove sei nato? Ma a Lipari, credo. A Lipari? Se no, chiamo mia mamma e glielo chiedo. Non a Stromboli. Vuoi che la chiamo? Lipari, credo. La chiamo? Ma non che io piccolino, ma nella carta d'identità. Ah, la carta d'identità c'è scritto Lipari. Lipari, quindi non hai partorito. 26/11/99. Ok. 26/11. Ma allora la data di nascita non c'era bisogno di dirla, poi sanno la tua età. Senti, Salvo, hai sempre vissuto a Stromboli? Grosso modo sì. Diciamo che ho fatto la prima elementare qua, poi mi hanno bocciato perché non ero bravo a studiare, ero sempre in giro. Per cui mio padre ha detto no, tu devi studiare, mi ha mandato a scuola a Lipari. Lipari ho fatto prima e seconda elementare da mia zia a Lipari, poi di là mia zia non mi poteva tenere più, mi ha mandato a Pianoconte. Ho fatto fino alla seconda media. Poi papà, siccome ci teneva troppo agli studi, mi ha mandato a fare la terza media a Poggi Bonzi da mia zia Lucia, che tempi era, viveva lì. Purtroppo le basi erano troppo basse, ogni volta che i professori anche si pronunciavano, cioè le basi, non ci sono basi, qui non mettevo neanche voti. Da lì ho capito che lo studio non era per me. Poi papà ha insistito tanto, insieme al marito di Lucia, mio zio Claudio, mi hanno coinvolto per forza a iscrivermi a fare il primo anno di scuola alberghiera a Chianciano. Cioè quello è facile, si studia tanto, è più basi le cose, più diciamo doveva essere più semplice, sì. Invece poi si studiava pure tanto lì mi sono trovato da solo, cioè non ho studiato neanche lì, niente, alla fine sono tornato a Stromboli e mi sono messo a lavorare con papà. Sì, vabbè, questa è anche la mia storia, anch'io da giovane, avendo fatto fino alla, insomma, le scuole fino alla media qua, poi diciamo che vivere qua la scuola non è facile per quei tempi, no. L'età della gioventù, insomma, uno poi non ha voglia di studiare, ha voglia di fare altro. E quindi diciamo che Pianoconte perché? Perché zio che avevo i nonni a Pianoconte. A Pianoconte. Ok. Invece diciamo che mi ritengo però fortunato in tutto questo perché ho avuto un nonno di Stromboli materno pescatore e un nonno paterno di Pianoconte contadino. Per cui ho imparato da tutte le cose, è stata una bella cosa, una bella esperienza che me la ritrovo oggi. Certo, i nonni, quelli di Pianoconte, dico, io non, per esempio non ho avuto il piacere di conoscerli. Fino a quando tu li hai vissuti? Come no, perché ho fatto alla terza elementare fino alla seconda media, qui ho vissuto tanto, periodi più belli. Mi ricordo ci svegliavamo alle 3 di notte ogni 3 settimane e si faceva il pane. Il pane fatto in casa, si riunivano, tutti compastavano, io piccolino, le due mi svegliavano, mettevo lì a giocare, pure io. Poi appena il pane era cotto, il primo pane cotto, lo tagliavano, mettevano pomodorino, olio e sale, uno spettacolo. Certo, anche Pianoconte lassù deve essere bello, una vita semplice. Mi ricordo che da piccolo si coltivavano tutto, pure le lenticchie, li facevano seccare, poi li battevamo, li grigliavamo, cioè bellissimo, bello, bello. E tu un po' questa agricoltura ti è rimasta perché tu pianti l'orto, sei amante di... Sono appassionato, sì. Poi comunque quando ti fai un pomodoro, una zucchina al tuo giardino, sai quello che ti mangi. Ok. Non parliamo della scultura, tanto avremo altre occasioni. Parliamo un po' di Stromboli. No, scultura... Cos'è Stromboli per te? La vita. La vita. Perché ho avuto pure la possibilità negli anni di andare a fare... Ho avuto la possibilità, mi hanno offerto un lavoro fuori. Però... ho detto no, non è per me. Anche importante dove c'era insomma una possibilità di guadagno, insomma, anche giusto? Sì. Poi importante per me, importante per i miei figli, perché potevo crescere in un altro ambiente, però sono contento così. Ti sei pentito? Assolutamente no. Zero. Stromboli viene prima di tutto. Sì. C'ho la mia libertà, i miei ritmi, i miei, che non so, mi voglio fermare un giorno, stare chiuso lo posso fare. In città tu sei mai trasportato dalle persone, da sta frenesia che è impressionante. Poi devo dire, negli ultimi anni, con questo problema che c'è stato della questa pandemia, in città è stata veramente, veramente dura. Qua noi siamo privilegiati e siamo stati fortunati e tanta gente non se ne rende conto della fortuna che abbiamo avuto. Qui veramente sembra che il Covid, insomma, sì. Chiaramente il telegiornale, però insomma, se no qua veramente non si avverte, se non per qualche mascherina, sì, sì. Insomma, giustamente, però è veramente... è una fortuna essere qua in questo momento. Senti, allora Stromboli insomma è casa. Sì, casa.
cresci qua da piccolo, poi da piccolo, siccome ho avuto, dico, ripeto, andavo a scuola a Lipari, per cui ho sentito la lontananza e la mancanza dei miei genitori, perché quando venivo qua per me era una festa stare con loro, che li vedevo pochissimo. E poi sai, gli amici, le cose, te ne vai in giro a mare, fai tutte quelle cose da ragazzino che in città non li fai. Qui cresci, vivi in questo posto, te lo senti dentro, te lo senti tuo. Però diciamo, io per esempio la mia infanzia qua è stata proprio spensierata, a 15-16 anni eravamo sempre in giro, ma tu non mi ricordo, non mi sembra che dico, lavoravi già da piccolo o sbaglio? Papà mi ha messo subito all'età, appena ho finito la scuola, vabbè, diciamo che mio padre mi ha portato sempre sui cantieri di quando avevo 5 anni, sempre con lui, finivo la scuola, i miei amici, i cugini, tutti a mare a farsi bagno, io con lì con mio papà a lavorare, cioè a lavorare, stavo sul cantiere poi alla fine, perché ero piccolo, non facevo niente, però lui voleva che mi imparavo, vedevo, accumulavo qualcosa. È stata un'infanzia diciamo un po' non spensierata, nel senso che hai già iniziato subito a lavorare, quindi forse quella tua diciamo parte... Diciamo no, un po', molto, 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 sì. Però me la ritrovo oggi, poi devo dire che questa cosa mi ha formato tanto, mi ha fatto diventare quello che sono oggi. Mi ricordo che ai tempi non è che c'erano come ora telefoni, dicevi mi manca un pacco di chiodi e ti arrivo. Una volta c'erano i chiodi arrugginiti che ti duravano un anno e quando li levavano dalla carpenteria tu li dovevi raddrizzare. Allora papà mi metteva lì col martello e tutte le giornate a raddrizzare questi chiodi per recuperarli. Quindi insomma magari gli altri amici andavano in giro a giocare e tu eri comunque stato al lavoro. Infanzia dura però. Diciamo che però adesso dai è un periodo che cerchi un attimo di vivere più serenamente, di riprenderti i tuoi spazi, forse quelli che forse ti sono mancati un po' da ragazzo. Sì, è così. Perché poi a un certo punto ti ritrovi che tanta gente ti sta vicino che comincia a mancare, che chi ha una malattia, chi ha un problema. Cugini che ti sono mancati da giovane, papà che è mancato l'anno scorso, amici 3 anni fa, per cui ti rendi conto che la vita è veramente un soffio, è un attimo. Per cui ho capito, dico, ma perché devo dare tutta la mia vita al lavoro? Per quale motivo? Mi voglio godere di più il mio tempo libero, dedicarmi, mi piace la scultura, ok, oggi mi dedico alla scultura, domani mi vado a zappare, zappo. Perché sei sacrificato? Ma questo stato ti porta a dei ritmi pazzeschi, perché tu se lavori devi avere dei ritmi, perché quando ti passa queste cose non ce la fai più. Allora o entri in un mentalmente che devi portare il lavoro avanti e cominci a lavorare 12 mesi su 12, però io non mi sento di far così, non è per me. Hai scelto di goderti un po' più la vita, la tua sì. Famiglia, i tuoi figli. Sì, sì, sì. Insomma qua... Vabbè, poi... diciamo che la mia famiglia e i miei figli me l'ho sempre goduti, pure quando lavoravo, perché per loro ho lasciato tutto. Questo è vero, questo è vero. Però insomma dai, a Stromboli si vive bene con i propri spazi, si riacquista un po', diciamo, ci si avvicina alla natura. Poi tu questa casa meravigliosa, dai, vivi veramente, vivi tutto. Sì, a parte c'è tanto spazio, tante cose da fare, la scultura, il giardino, orto. E poi la giornata qua, il tempo passa, eh? Il tempo passa velocemente. Da quando ci sei tu non ho avuto un attimo di respiro. È vero, ci sentiamo impegnati. Anch'io quando sono qua ho sempre voglia, sembra sempre vorrei fare il triplo di quello che faccio. E nonostante faccio tanto, ho sempre la mattina mi sveglio presto per cercare di prendere ogni attimo di quest'isola veramente che ci rapisce. Si sta benissimo. Tranne i mesi più luglio-agosto che io mi chiudo in casa e non esco più, non vado neanche a mare perché c'è troppa confusione, troppo turismo di massa. Ma questo purtroppo non si può fare nulla perché ormai a livello pure il turismo è cambiato dappertutto, pure nelle grosse città, Venezia, tutte queste navi che arrivano, scaricano, l'inferno di persone vanno via, è cambiato un po' tutto, è cambiato dappertutto. Però insomma qua riesci a trovare i tuoi spazi. Sì, 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 sì. Anche ad agosto, dai, se vai in barca riesci comunque. Sì, sì, ma agosto, guarda, io faccio casa, Apino, giro di piscità che incontro su, prendo la barca, vado a mare, ritorno, prendo l'ape, torno a casa e sono a posto. Quindi anche ad agosto è vivibile, dai, comunque. Poi mi metto qua sul mio bisuolo, poi ho la fortuna che qualcuno mi viene a trovare d'estate per vedere le sculture, due chiacchiere, dove mi passa sempre la giornata. Bene, il tuo vulcano lo vedi sempre, ce l'hai sempre alle spalle. Sì, ce l'ho qua. La prima cosa che faccio la mattina quando mi sveglio, guardo il vulcano, no? Guardo il fumo dove batte, dico cos'è oggi, scirocco, ponente, perché in base al fumo capisci che tempo è. Poi lo guardo, tutto a posto, ok, continuiamo. Va bene, Salvo, grazie. Grazie a te. A presto. Ciao, ciao.
non sarò, ma il cuore mio saprà. Dimmi amore se mi vuoi, in un'isola di eternità, io e te, solo e te.